Allora, scusate l'interruzione. Dunque, dicevamo, siamo arrivati a questo che è l'impedenza. A questo punto, io ho la mia z che la posso scrivere come 10 alla 4 che moltiplica 1 più i. Cioè, sostanzialmente è un numero a 45 gradi perché 1 è questo e i è questo, però moltiplicato per 10 alla 4. Se voglio me la scrivo, scusate, come 10 alla 4, la lunghezza del quadrato qui è radice di 2, 10 alla 4 per radice di 2 per e alla i per 45 gradi. Allora questo è un numero che ha lunghezza 1, quindi si ferma qui. La lunghezza di questa diagonale è dal fattore radice di 2 e così mi serve per togliere la parte che mi dà il modulo dell'impedenza dalla parte che mi dà l'angolo e alla i per 45 gradi. E questa c'è il modulo 1. Io voglio però sapere quant'è la dimensione dell'impedenza per capire di quanto mi riduce la mia intensità rispetto alla tensione. Quindi l'intensità intesa anche lei come modulo è uguale alla tensione, al modulo della tensione diviso il modulo dell'impedenza. Quindi sono 200 volt diviso 10 alla 4 per radice di 2, il che mi fa radice di 2 per, ho fatto 2 diviso radice di 2, 10 diviso centesimi. Centesimi, e questi sono ampere. Però siccome c'ho anche questo fattore nell'impedenza, allora quando guardo l'intensità senza i moduli diventa V diviso Z e quindi diventa, vabbè, questo una fase non ce l'ha, quindi questo è il modulo, fa lo stesso, diviso il modulo di Z, sarebbe qui, ci dovrei mettere E alla i per 45, metto E alla meno i per 45. Quindi se la tensione sta messa qui, l'intensità sta messa qui, 45 gradi sotto, in ritardo. E quindi praticamente questa è questa roba qui. Allora, a me adesso perché interessa allora, questo è l'angolo φ, lo sfasamento tra i due. Quindi la mia potenza è formula della dispensa è uguale a V per I, però sono le ampiezze, quindi questi i moduli se volete, per il coseno di φ. Questo è un altro radice di 2 a questo punto e questo è il prodotto dei 200 volt per questa cosa, per questi radici di 2 centesimi ampere. Quindi qui ho 200, qui ho radice di 2 su 100. E quindi praticamente viene 4 coseno di φ. Scusate, 4 e basta. Ce l'ho già messo dentro nel coseno di φ, sta roba. Cioè l'ultima radice di 2, il coseno di φ l'ho già messo nel prodotto qui che mi dava 2 e si moltiplicava con questo 2. Allora, se avessi messo questo, qui la situazione è un po' più pasticciata perché questo è un circuito risonante. Quindi questo ha una frequenza, mettiamoci anche una resistenza, la metto, facciamo così, è tutto parallelo. Quindi noi abbiamo che l'impedenza totale, vabbè, senti, la metto qua, pace. Allora, andrebbe messa qui nel circuito in realtà. Comunque, se adesso io metto questa roba, noi abbiamo praticamente una frequenza di risonanza, se andate a guardare, di antirisonanza per la precisione, che è 1 su radice di L per C. Allora, facciamo che questi siano,
sempre 2 microfarad come prima, e qui ci metto 2 R. Quindi il prodotto dei due mi fa 4 per 10, e c'è il micro alla meno 6. La radice di questo 4, perché sta sotto radice di questo 4 per 10 alla meno 6, è 2 per 10 alla meno 3. Ed è uguale alla nostra pulsazione di risonanza, la frequenza da questa diviso 2 pi greco. Allora, poi ho una larghezza gamma che per un circuito RLC la usiamo come stima, perché dovrei mettere la resistenza qui dentro e calcolarla per il circuito RLC serie, se no mi devo mettere a fare i conti seri su questo circuito nel suo insieme, me lo risparmio. Comunque diciamo che R su L come nel circuito quello fatto così. Cioè, qui sono tutti e tre in serie, in questo caso R su L. Allora, no, se non è precisamente così, sarà un numero di questo ordine di grandezza. Allora, qui ovviamente non l'ho messa nella serie di questi due, l'ho messa in serie con il parallelo di questi due, quindi dovrei mettermi a farmi i conticini. Comunque, facciamo che sia un numero dell'ordine di grandezza di questo. Allora, se io qui ho questa mia frequenza, abbiamo visto la L, è 2. Prendiamo una resistenza uguale a, non so, ovviamente uno vorrebbe, probabilmente uno non vuole buttare via troppa roba, quindi facciamo che uno prenda un paio di ohm. Allora, quello che notiamo è che con un generatore di frequenze industriali questa roba non fa passare praticamente niente. Cioè, non fa passare niente. Allora, questa roba è antirisonante su questa frequenza qui. Questa roba è antirisonante su questa frequenza qui. Quindi quello che succede è che quando voi avete la frequenza uguale a quella di risonanza, questo è il mio dispositivo antirisonante, la frequenza passa di qui e non riesce più a passare qui. Se siamo invece lontani dalla frequenza di risonanza, allora la frequenza sostanzialmente passa liberamente attraverso il nostro dispositivo antirisonante, se vi ricordate. Questa è l'intensità che passa attraverso il dispositivo antirisonante e fa così. Però quella che passa attraverso è quella che se ne torna a casa. Il filtro, un filtro messo in parallelo, sostanzialmente ciò che lascia passare te lo fa tornare a casa, e quindi ciò che lascia passare verso il resto del circuito è ciò che non torna a casa, quindi questo complementare qui. Quindi, se noi siamo in zona banda di risonanza, che significa la frequenza che abbiamo appena calcolato, la chiamo omega R, omega di risonanza, più o meno la metà della larghezza, che è questa, allora sostanzialmente se siamo in zona risonanza, cioè entro questo intervallo vicino alla nostra frequenza di risonanza, la frequenza è praticamente. Siamo in questa situazione qui, non passa niente qui e quindi il segnale prosegue lungo il circuito. Se invece siamo lontani, tipo qui oppure qui, se siamo qui, l'intensità attraverso il nostro dispositivo antirisonante passa e quindi se ne torna a casa al generatore e non passa lungo il resto del circuito. In che condizioni siamo qui? Allora, è facile dire che questa è una frequenza estremamente bassa, cioè corrisponde, scusate, ferma un attimo. La frequenza è l'inverso di questo, è 1 su, questa semmola I, ma è un 1, su LC, su radice di LC, quindi è la frequenza di risonanza omega è uguale a 2000, scusate, 1000 diviso 2, e questo è 2 diviso 1000, quindi rovesciamo 1000 diviso 2, quindi è uguale a 500 ohm, 10 volte più della frequenza industriale, per dire.
Allora, con questo valore qui, con questa larghezza qui, 2 ohm diviso questo che è praticamente 1, quindi con questa gamma uguale a 1, significa che io sto in risonanza, scusate, qui ho messo ohm, ma non so, probabilmente perché stavo già cominciando a parlare, ma sono hertz. Scusate ragazzi, sto facendo molto casino, ma io ho i lavori dietro la schiena, è un gran casino per la testa. Mi spiace, ma a voi arriva poco, per fortuna. In questo momento c'è anche silenzio, se Dio vuole. Allora, dicevamo, 1000 diviso 2 sono 500 Hz, non ohm, sono 500 Hz. Adesso ce l'ho già per la testa gli ohm, quindi qui abbiamo una gamma che è R su L, quindi è 1, e questo significa praticamente più o meno un Hz. Qui abbiamo una banda di risonanza strettissima. Se questi sono i 50 Hz della frequenza industriale, quando li moltiplico per 2 pi greco è circa 6, significa 6 per 50 fa 100, 200, 300. Vedete che anche se ci metto poi con più precisione sarebbe 6,28, saremo dalle parti del 350. Siamo più su del 300, diciamo, ma non così più su da andare a finire dentro questa banda. Quindi in questo caso qui passa niente. Se invece io prendessi una resistenza decisamente più grossa, certo, questo significa che qui si sta sprecando segnale. Se la resistenza è decisamente più grossa, per esempio non questa, ma 200 ohm, allora ecco che qui abbiamo, prendiamo di più, dai va, facciamo 800 ohm. Quindi 800 diviso 2R mi dà una larghezza di 400, e a questo punto io ho 500 più o meno 200, è più o meno la metà della larghezza. Quindi a questo punto, anche se di poco, praticamente sono alla metà dell'altezza massima del segnale, sono in banda di risonanza. Quindi a questo punto una parte di questo segnale, di questa corrente, sta passando. Certo, qui non posso più parlare di vera e propria risonanza perché ho una situazione in cui questo è molto largo. Questo buco qui è piuttosto larghetto. Allora, vediamo qualche altro argomento riguardando le dispense in giro. A trifase li ho già fatti un po' di esercizi lungo la strada. Supponiamo di avere una connessione quadrifase. Quindi ho i miei quattro generatori. Questo è il centro della stella. Allora, se ne rompe uno, allora tutti questi qui hanno i loro utilizzatori, che supponiamo essere utilizzatori perfettamente equilibrati, e mi danno un neutro che ritorna a zero. Ovviamente, essendo una quadrifase, non sono sfasati di un terzo di periodo, ma di un quarto. Quindi il primo c'ha fase 0, il secondo 90, il terzo 180, poi 270, un quarto di periodo ciascuno.